Secondo te si armerà mai questo? Qui c'è il fucile, c'ha le armi. Oh cazzo, questo è zombie. Questo è zombie, è vero. Questo? No zio, non è, devi schivare. Dai che sei bravo a schivare. Non quello. Hey, you there. C'è un'arma là. C'è un'arma là dietro. No. Ho visto qualcosa a terra là dietro. Schivalo, lo vedi? Sì, c'è un'arma. Almeno sembra. No, che cazzo è? Forse non è niente. No, non è niente, lo sai. Sono del tagliole. Dio, ti prende? Ti prendono? Oddio. Sono del tagliole per gli orsi, era. Zio, è nero, guarda quanto è veloce. Mi prenderanno mai. Why is everybody acting like that? Have they all lost their damn minds? I need to get back to the city. Ma è arretto. No, cazzo, è nero, te lo devo ridire. Vabbè, mica, c'è un... Basta, che cazzo questi stereotipi. No. Questo c'è il fucilozzo. Il pompazza boscaiolo. Questo te lo scarico tutto. No, ma cazzo. Questo in testa dovresti fargliela esplodere. Non usarla. No, ma no, adesso corri. Non usarla per questi. Bella, mica il pompazza. Ciao, ragazzi. Ma devo riuscire fuori sicuro. No. Vai dritto. Oh, qui non usare munizioni perché non ne abbiamo. Non abbiamo caricatore. Facciamo menu. No, non abbiamo caricatore. Guarda quanti ne hai, Mirando. 3, zio. Con calma. Beh, con calma, easy. Bella. Ma gli mangiano munizioni. Non è un caricatore, purtroppo. Ah, si puoi ricaricare. Ah, perché ce l'hai già dentro, giustamente. Mi raccomando, lì c'è la macchina. Devi andare dritto. È buona. Non sparare a nessuno. Qui munizioni. Ah, non è vero. Vai. Ma sicuro che devo. Sono le tagliole che hanno. Sono piccioni. Sono piccioni morti. Perché è caduto quel cargo che avevano sopra e ha inquinato tutto, dai. Ha munizioni anche qui, non devi prenderlo. Sei un fetente, zio. Sparalo in testa. È fortissimo. Vabbè, raga. Non ha menù lui. C'è l'arma più OP. Ricarica senza... Anche perché il pompazza... Lo devi entrare lì, allora, vai. In casa. Madonna. No, che bello il pompazza, ragazzi. Che bello. Anche il pompazza è meta. Vabbè, il pompazzo è forte sempre in tutti questi giochi. Comunque ti dirò, sto apprezzando molto lo stile grafico. Allora, qui mi piace lo stile grafico. Perché ricorda molto un Resident Evil vecchio, no, però qui le meccaniche vecchie con una bella grafica. No, allora, i laboratori graficamente non mi sono piaciuti, anche proprio da vedersi. Proprio non mi piace l'ambientazione. L'ambientazione del laboratorio. Secondo me li sciotti tutti questi qua, che sono abbastanza easy. Vai, ricaricati tutto. Questo tipo di ambientazioni, boschi. Le case, posti chiusi, boschi, sì, ci stanno, sono fighi. Ho fatto il giro della... Vabbè, minchia, ci sta. Vabbè, se qui adesso posso schivare, schivo naturalmente. Schiva, vai dritto. Tanto ci mettono un po'. Destra e sinistra. Destra. A destra. Sembrano tagliole da lontano, ci sono piccioni morti. Non si vedono una mazza. Beh, c'era nebbia. Questo mi sa che... Questo si spampazzano. Ok. Questo... Anche questo. A meno che non... Vabbè, dai, spampazzano. Questo è anche il cesso. Questo mettiti qui a sinistra e poi gli fai il sprintino. Vai. Bella. Anche questo. Fatti avvicinare. No, spampazzalo. Bella, spampazzalo. Questo non lo supero. Sì, sei un pazzo. Vai. Corri. Attenzione, aspetta. Sei un pazzo allucinante. Vai dritto, fregatene! C'era roba là! La figaringhi! C'era... Aspetta. Fregatene. No, non andrei perché è pieno. C'era Dai, roba. Fregatene, tanto non era nulla di... Siamo carichi. Madonna, ragazzi. Documento tutto per voi. Tutto per voi, stoppate, leggetevelo. Com'è così? Noi lo leggeremo solo se ci blocchiamo, ci sono cose... No, qui da attivare, eh? No. Sì. On. Ah, manca il fuel, break e gate. Che casino. Ok. C'è gente qua. Dove siamo? Questo posto sembra grande. È una Ma è suo questo posto? È una funivia. No. Ah, dobbiamo attivare. Oh, guarda qua. Cosa dobbiamo fare qua? Ah, in ordine giusto? Prova la prima. Ah,
anche un pezzone che no. Prova quelle altre due. L'altra. Ah, questo è il primo. A caso? No, vabbè. Se lo fai al primo colpo. No! Ah! No! Era mera. Cazzo, raga. Era questo, sì. Mica, il primo colpo era jackpot. È una cosa incredibile. Andiamo a Las Vegas. Ok, uno è andato. Break. Se lo faccio al primo colpo andiamo a Las Vegas. Mica, andiamo subito a prendere un gratevici da 5 euro. A 5. Dai, io qua uccido. Vai, vai. Che mi devo girare in questo luogo. Ricarica sempre. Che soddisfazione. C'era qualcos'altro, forse. Dici che sono tutti qua le cose? No, però forse avevo visto... Ah, vedi. Sono te qua. Ah. Oddio. Ah, ho capito. Cioè? Non devi mai ricadere nello stesso posto. Come fai? Quindi devo tornare di 3. Ah. Di 3. No, di 5. Ah. Ah, ho capito. Adesso di 3. No, di 5. No, se sì, era uguale. Fai di 3? No, era di 5, abbiamo sbagliato. No, sei andato qua se avessi fatto 5. 5 ora? No, 5. Ok, 3. 1, 2, 3. E ho fatto così, piano piano. 3. 3. Aspetta, no, ma dobbiamo contare 1, 2, 3. Vabbè. Aspetta, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5. No, dobbiamo studiarcelo. Allora, se fai 3 fai 1, 2, 3. Poi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aspetta. Si è rialzato. Si è rialzato, girati. No, è un altro questo. Ma dove? È fuori. Ah no, dai, rimettiti qua. Vedi, ci sono i cosi. Devi illuminare, secondo me, 1, 2, 3, 4 e forse questo qui giù. Non devi illuminarli tutti. Ah, è vero, sì. Vabbè, noi stiamo giusti qua sullo schermo, però sono quelli sopra, raga. Gli sì, esatto. Quindi, sì. Il 5... Quelli indicati nell'immagine. Il 6, passando all'orologio. Quindi sono... 11, mezzogiorno, 5, 7, forse 6. Vabbè, io me li ricordo. Qui è un po' un casino. Allora, 11, mezzogiorno, no, in realtà ci manca solo questo da accendere. O da spegnere. Però ci sono anche gli altri da spegnere, magari. Aspetta. Quello può essere un problema. Mi rispongo tutti. Questo no. Questo sì. Questo così è giusto? Sì. Adesso c'è l'altro. Questo l'ho rispento sbagliato. Perché devo accendere quello su. Ok. Devo accendermi questo. E devo accendere il 7. Ma dici che quello al centro sarà da accendere? Forse sì, forse no. Quello l'ho lasciato per ultimo. Che palle. Ok. Ok. Devo spegnere questo, devo spegnere. Sì, con 3. 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, 4, 5. Spegni quello centrale. Ma quello centrale era da... Sì. Però 1, 2, 3 mi serve. 5. Potevi fare 5. Vabbè. Adesso 3. Adesso non mi ricordo qual è il 3. Devo spegnere il 5 e accendere il mezzogiorno. 1, 2, 3, 4, 5. È un bordello. Facciamo che qui appena ci arriviamo, ragazzi, ve lo diciamo.
sì. Altrimenti ci mettiamo un botto. Forse ci siamo, ragazzi. Oh. Ragazzi, è un po' un casino. Dovete giocarvela con i 3 e i 5. Però sì, è questa la combinazione. Vedete che è riportato sia sopra quello che sotto. Quello al centro non va illuminato. Quello al centro che è cancellato va tenuto spento. Tipo, però solo di 3 o 5. Dovete fare un po' di calcoli a mente e poi, esatto, ci arrivate. E forse adesso possiamo andare qua. No, sai, ci manca una cosa da azionare. Forse è da là. Prova. Ci manca il gas, no? No, il gate. Prova. Il gate. Allora di là, nell'altra stanza, sì. Ok. Vabbè, dai, il peggio è passato, diciamo. Vabbè, non è abbastanza semplice, fare due calcoli. Non è che quello. Ah, è quello il gate, mi sa, sì. Devi, sì, aprire. Perché sono tutti qua. Chissà lì fuori che c'è. Rimarremo nel dubbio. Sento voce. No. Devo andare. Peccato che non c'è un comando per scavalcare, però. Vabbè. Quanti li vuoi? Quanto li vuoi ginnici? No, non c'è niente qua, ok. Qua il gate. E qua? E c'è un punto esclamativo. Sì, non possiamo far nulla. Ah, era. Ok, devi metterlo lì, è il fusibile che mancava. Fammi controllare qua. C'è niente. Vai easy, non c'è niente. Una, sì, sì, non c'è niente. Una piantina che posso mangiarlo, una barretta qua. Una barretta, guarda. Tanto la consumeresti. Certo. Sei cosa? Sono ancora no damage per ora. Questo qui è fortissimo. Sono quelli tutti tattici, non sanno fare niente. Yes. Sì. Ok, mo possiamo aprire il gate. Dovremmo andare con la funivia. Sembra che sia una funivia. Mi sembra una funivia. Ma... Sì, sì. Beh, sembrerebbe. Cioè, questo qui non ci sarà moglie se ne va con la funivia. Dove sta andando? Sta andando a cercare il tipo. Ha detto, cercherò quell'uomo e ti vendicherò. Così. Ovunque egli sia. Oh. No, vai tranquillo, era fuori. Eh sì, ma poi c'è tutta la strada di Trocasa che arriva. Non lo so, guarda. Yeah, this piece of junk works. Che può fuori. Vai. Però. Take dei funicola. Funicola. Beh, ci sono piccoli enigmi che alla fine, se ci impiegate un pochettino di tempo, sono abbastanza. Guardate quello dei quadri che era la morte. Se quello era. Anzi, sono carini, mi piace. You'll regret it when I find your sorry ass. Your sorry ass. Vedi, vuole cercare quello là per fargli il culo. Un po' un pazzo, però vabbè. Pazzo, okay, allucinante. Nuovi personaggi? Ah no. The brutal slaying of his wife. Sto cercando il tipo nella città. Sta cercando il kill, esatto. Viene all'ospedale. Sta andando all'ospedale perché lui dentro è la cura. Sì. Sto cercando la cura dell'influenza. And what happened next? 20 agosto. Jeopardize my plan. Però non è più Samuel questo. Lo stronzone lo zitto. I've reached the extraction point. Standing by for evac. Over. Extraction point. An alpha team has been dispatched to your location. Hold position and get rid of any hostiles. There's no hostiles in the area. Over and out. Not so fast, agent. Oddio. You really think you can walk away from this? Boss fight. Sandman. Dici. Son of a bitch. How is this possible? Se non me lo spiego. È già infetto. But aren't you the least bit curious of how your little stunt affected me? Oh, come on, Leaf. You still got one more round to show me something before you throw in the towel. Nah, I'm throwing it in. See, I've got a flight to catch. And to be honest, I don't give a fuck about boxing. Shit. Non si è fatto niente. Ma lì da questo cazzo. Fast, Major. I'll give you that. Non stand. Ma sono d'accordo, lo fa decollare. Can you throw your hands faster than a bullet? No. Era tutto subito così. Without the safety of your helo, your knee deep in shit and your neck high in deeper shit. On a crash course to soiling those pretty hands of yours. Tell me this, does it ever cross your mind what you did to me at Groom Lake? No? Well, this time, you're stuck on my battlefield, bitch. And you'll be the one bleeding out, not me. Oh, I've been looking forward to this for so fucking long. Cause when it's all said and done,
you'll be remembered as a traitor. Who is this squawk too much? Deve stare lì a fare tutti gli scorsi della vita. Ma è fortissimo, chi è? Life is me just like boxing. Come fai le cose? Se gli piace proprio tagliare un braccio. You're the one that made me this way. Oh, come on, Lee. Sì, vabbè. Vedrai che questo arapello prende il boscaiolo. Sì. Mi sa di sì. Io ci abbiamo meno per il meno. Esatto, abbiamo un senso per il meno, secondo me sì. C'è un braccialetto bianco. Sta mangiando. State of the board had gotten worse. And Sam Walker was officially the next mouth to stitch shut. Mia. Especially now that I had lost control of my pawn and the ability. Nel video si vedono le cose che brillano. Queste cose. Allora, così la, quando ci passiamo. Old school. Old school. Questa è colpa o pazzo. Puoi recuperare il braccio. Recuperiamo il braccio. E di sopra. Mi stavo facendo F, potevo mettere F per la torcia. Flashlight, lo so. No. A prenderli diretti. Magari si monta il braccio direttamente. Anche la pistola va. Ma era palese questa cosa, me la so infatti. Era palese. Abbiamo tutto? Abbiamo tutto. Tutto. Mappa. Beh, tutto di legno. Vabbè. No, vabbè, non abbiamo il. Abbiamo praticamente niente, però. Siamo belli cattivi. Di là, così. Guarda qua, caricatore. Da dietro. Nel video c'erano le munizioni che brillavano. Ma più avanti, immagino. C'è una panchina dentro. Qui si entra e si inizia. Beh, figa la cosa dell'ospedale. Deve essere balorda. Rubato un collo. Un braccio dall'infermiere, rubato. È stato un collo, non ci ho più pensato. Non mi piace più. Perché non mi piace? Questa c'è la parte che non mi piace. Balorda questa parte. Che figo, raga, la Silent Hill. Stanno bussando, prova a aprire. Perché così? Pompazzo. Che bomba, raga. Puoi provare il pompazzo, tu, Che è la zona losca. No, dai, non l'ho provo. Lo guardo un po'. Niente, è pieno di zone, raga. Ok, qua. A me il dottore, si è sparato il dottore. I D-card 667. 667, dobbiamo ricordarci. Buonanotte. Quello si è risollevato. La zona 6 è molto grande. Ok. Schivati una tattica, vediamo di qua. Spinta di più il nero, vero? Sì, mi sembra. O magari è uguale. Aspetta, anche gli odetti sei. Sono messo in un bottigliato. Un bel casino, però possiamo fare una cosa. No? Sono spaglie di un secondo. Però possiamo adesso infierire. Ma mi sprecare la munizione di pompa. No, sì, assolutamente, quello sì. La vita è troppo rara nel gioco. Energy bar, questa la potremmo. Dicevo che la vita è troppo rara nel gioco. Questa potremmo anche sfruttarla. Vabbè, 170. Qui non possiamo andare, dobbiamo scendere giù.
Togliamoci ogni dubbio per di qua. No, ok. C'è un tizio qua. E lì. Via. Andiamo giù. Malordo. Salve. Vai su sicura. Sì, fa pompa, ciao. Anche sul petto per far sparare. Bellissima questa zona, mi piace. Sì, d'accordo. Vedi, lì è un colpetto, si sbilancia un millisecondo. Sa che dall'altro. È sempre questione di tempistica, comunque è un bel bordo. Non hai ricaricato, hai ricaricato veloce. Dai di nuovo. Ma io l'ho tenuto premuto però. Vabbè. Madonna. C'è il frigo là. Curetta. Beh, sei in ospedale, cacchio. Se non ce n'è qua. In effetto lì. Documento. Sticcotte. Non c'è niente. Magari se inizia una nuova partita li puoi usare. Sono un new game. Ma sono documenti che ancora devono ammettere. Non credo. Ti danno il gioco così. Non lo so. Ah, così. Salvata, ti ho dato un sacco di munizioni e cose. Ah, lì devi hackerare. Sì, qui devo hackerare, qui devo entrare. Ma lui non è così per hackerare. Non c'è neanche provato a hackerare. Entra così. Qui c'è il codice. You. Who said that? Stay where you are. Don't move. What the? Look for the intercom. On your left. Però se uno non ha trovato quel codice. Dr. Atherton. I'm the chief surgeon here at Sacred Heart. My men and I have shut ourselves in the ICU. Quite possibly the last safe refuge in this hospital. Maybe the whole town. What? How can that be? What the fuck is going on here? Un'unità centrale intelligente. I'm looking for someone. Mia. A real nasty son of a bitch who got here shortly before I did. Must be alluding to my latest patient. Latest patient? That's right. A real nasty son of a bitch indeed. He was the one who crudely dissected those security guards you've undoubtedly stumbled across. Ecco. But alas, I managed to sedate him and now he's tucked away, as snug as a bug in a rug, under my complete control. Nobody will meddle in this hospital's affairs. Nobody but me. Doc? Open this goddamn door right now. That bastard's got an outstanding account with me, and I came to collect... No, I'm afraid not. You simply don't have the authority to make that decision. As you can see from what's left of my staff, I too have an account to settle with this man. Now you listen to me. I ain't gonna tell you again. Open the goddamn door! However, certo. Settling accounts seems to be your niche. So maybe we can reach some kind of understanding. What are you getting at? How should I explain it? Yes. As a result of this precarious and unpredictable situation, some matters of the utmost importance remain pending. As you can glean from the carnage out there, I can no longer rely on security due to your friend's sudden appearance. So I need you to handle it instead. Man. You are one insane motherfucker. Insane or not, I have something you want. È proprio intelligente sto. What you must do, sir, is go to the west wing of the hospital. Room 10, to be exact. What should I do once I get there? Don't be so rash, Mr. Walker. Walker? Oh, how appropriate to the situation at hand. Getting there alive will be a big accomplishment in itself, Mr. Walker. Now you'd better skedaddle. I am not a particularly patient man, and my offer may be prone to expire. You can contact me using the intercom when you... better yet, if you make possiamo it... possiamo contattarlo via radio. By the way, that
technological marvel that beautifully decorates your delicate wrist, the one you clearly stole, will be very useful. Very useful indeed. Feel free to buzz me on channel 27. I'll give you more details then. Godspeed. All right. I'll do it. È così che... fucking fruitcake. Te l'ho colpito al bracciale. Detto, alla ovest sta lanza 10. Ma per entrare qui dobbiamo... cosa dobbiamo fare? Ah no, ci ha dato delle cure. È un coso per... accanare. Sì. Come se puoi tornare indietro? Credo di sì. No, vedi accanare prima. Sì, aspetta, torno indietro. Questa è un'area molto grande. È arrivato da lì. Anche qua si può aprire, buonanotte. Da lì è arrivato. Sì, mi piace. Vecchio stile, vecchio Resident Evil, l'area grande dove girare, si spera. Quello era solo l'inizio, era un tutorial praticamente. Ce la fai a dichiarare? Mamma mia. Mamma mia, il pro. Però... qua a pelo. Ti do la giusta... cioè, sapendo il questi oggetti te li devi tenere, non li usi nel laboratorio. Perché poi li trova lui. Altre cure. Sapendolo prima. Il laboratorio lo devi solo lasciare. Sì. Quindi qua siamo giusti comunque. Siamo giusti. C'è la porta grigia che secondo me è una stanza prima chiusa. Prima questa. Magari chiusa. È una stanza chiusa però. Al bagno. Oppala. I cessi non sono apribili. Questo non si alza. Ottimo. Questo che mi preoccupa. Prima lì si è andato. Guarda qui se si può andare. Sì. Forse vuole guardare la mappa. È un'area bella grande. Ah, ma sono collegate questa porta con quella di prima. Scusa, ma c'è anche una porta lì dritta e non fa vedere cosa c'è. Questa porta qui è la zona gigante. Vabbè, noi ormai siamo qui. Oh là. Okay. Un riflesso che neanche il Rambo. Questo è di armadietti. Che pedo usare X? Perché gli armadietti c'è altra roba. O no? Oh cazzo, aspetta che... questo come fa? E vai giù, vai. Mettila nell'armadio. Oh, no, non avevo più stamina. Questo è un po'. No. Il baldo si è perso. Ho perso. Forte quel. Ma troia. Va a cagare. Mamma. C'è un altro armadietto da aprire. 667, prova. Sarà quello il codice. Sei sicuro? Quello di prima, nel laboratorio di su. Sì, ma non credo che sia quello il codice. Bello. 4 sono i documenti. In 4. Io c'ho 4. Guarda che questi no data cosa sono? Ora poi siamo persa o no? Sarà il terzo. 667. Prova 7766 o 767. No, 676. Sono questi tre i numeri. 766. 676. Hai provato tutte le combinazioni. Sì. Ebbene. Sono tre. Non andava qua. Quindi niente, allora. Andiamo, Anna. Forse è qua. A che raggio? Cherubaldo mi stupisce. Fare hacking. Okay. Dobbiamo prendere... ok. Nessun numero. Nessun numero. Nessuna paura. Questo è vivo. Sì. Perché non ca... ah sì, cioè.
Secondo me è vivo. Non so. Vieni qua. Come fai? Non puoi. Non puoi. Oh cazzo. Sono cagato. Cosa c'è qua? Documenti su documenti. Nessun numero. Ok, quindi dobbiamo andare per forza dall'altra parte. Ah, c'è tutto un corridoio che non hai fatto. Cioè, di là. Ah, sì. No, di dietro di te c'è tutto un corridoio gigante con le viste. Ah, è vero, c'è ragione. Stavo dimenticando, guarda. È quello. Ah. Quello ti stava aspettando. No, pompazzalo. Dici? Ma sì, dai, così ce lo togliamo dalle balle. È morto? Che bello. Pompa ti dà senso proprio di potenza. Tanto qui c'è solo questa aperta. Ricordi che è sempre la mano. Bellissima comunque sta zona. Vittoria. Veramente enorme. Oh cazzo. Merda raga, questo si risolleva però. Non si è trovato anche munizioni. Non si è morto. Ok, guarda quanta roba c'è qua. Buono, però scappo. Sta risollevando. Se rimane fermo. Cazzo ragazzi, via. Aiutati con la mappa intanto. Per capire se ci sono porte. Sì, c'era una stanza aperta. Relax room e l'altro dobbiamo fare. Sì. Qui a sinistra. Questa dovrebbe essere chiusa. Mi chiedo un po'. Cazzo è? Minchia zio. Minchia, ho detto a me c'è Gesù. Reception. È lì dove c'è il tipo che sta scendendo. Vieni qua. No, forse è lì. Non no, 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 da lì sei arrivato. Da quella. Ah, vabbè, hai ragione. Devo andare lì. Mi son cagato male. Qui c'è il tipo. Non l'avevo visto. Lo stavo dicendo. Oh, vattene a fanculo. Non so se è morto. Non gli è esploso niente. È esploso il mondo. Sono cagato. Vabbè, ti ho fatto un'altra. Invento di full. Allora ci spariamo una barretta o una cura. Non cura. Fast per. E combinale anche le cose poi fra loro. Magari non è la zona adatta. Si è risollevato, non ci credo. Ho detto che non era morto. Questo è morto, sì. Vedi, metti a posto l'inventario. Combina le cure fra loro. E soprattutto le munizioni. Devi combinare quelle più scariche, però. Sbaglio. Non le puoi combinare queste due fra loro. Quelle da 2021. Sì. Vedi, vanno a stack da 30. Vabbè, dai, mi curo. Avevamo preso un'altra barretta. Sì, ma le puoi anche combinare. Ma la barretta non si può combinare con niente. Si può solo usare. E la abbiamo. E usa le armi. Uso due barrette. Ah, ok. Però anche una roba. Ah, due barrette mi dovrebbero curare, guarda. Dai, non mi ha curato. Non mi ha curato nulla praticamente. Mi aspetta, ho curato il 30%. Ok, okay, dai. Poi quella cosa combinare ce le vediamo noi. Vedi, questa qui era una zona in cui recuperare. Bottino. Sta uscendo lo zombie dal fuoco. O no? No, mi sono cagato però. Ma qui non c'è più niente. Puoi tornare indietro. Meno male che siamo venuti prima in quest'area. In quest'ala, che sembra. Allora di qua. Bonus, da dove sei arrivato? Nell'altra porta. Sì. Qui a sinistra devi andare. Meno male che siamo venuti prima. Abbiamo fatto le cose in ordine. Qui c'è uno zombie, l'ho già visto. E possiamo parte. Ucciderlo già. Okay. Questa si può combinare. Mental. Ma tutto lì non puoi andare. Ma magari c'è qualcosa che dobbiamo fare là. Non puoi. Oh no. Non puoi. Bello, rimarrò lì a vita. Ok. Ah. Vabbè, è data una visione, lo sappia. Oddio. Anche la. Che cazzo. Sembra che sta laggando invece. Vado di pompa perché non mi sento sicuro qua. Questo si solleva? No. Ciao.
Fa un pazzagode. Mazza Teo. Quella come ti aspetta in mezzo al corridoio. Cioè, questa zona fa mazzi paura. Sì, bella. E queste dottoresse sono bastarde. Ecco. Come hai fatto, brutta bastarda? Sento che un zombie. Sì. Ok. Questo qui è roba da prendere. Penso che sia morto. Inventory full. Clicchiamo. Dovrebbero starci. Adesso sì. Perfetto, non lasciamo niente indietro. Stiamo andando piuttosto tranquilli. Dritto a destra. Qui c'è roba. Inventory full. Com'è le... Le cure. Le cure. A caso. Così. La mental drop. Mental. Ah, quella. Ah, ma quelle sono quelle per la. Si fa. Poi questa ce la leggiamo. Un po' di roba, sì. Ce la leggiamo con te. Lì di fronte. Io ho la mappa. C'è una porta. Andiamo qua. C'è prima. Una porta a sinistra. È il garden. Non so se quella. Questa porta si apre. Sì, sì, stavo guardando che non ci fosse qualcosa. Belle. Stanze. Ma qua è una copia dell'altra, non c'è niente. Sono stanze di ospedale. No, in fondo là, in fondo là, in fondo là. No, qui niente, nell'altro corridoio. Non si apre questo. No, erano qua. Cioè sono due qua. Per il garden. Che una dovrebbe essere qua dietro. Più avanti. Sì, ecco, una è qua. Lucchetto. Se lo sparo. Serve qualcosa per aprirlo, c'è scritto. Tenaglia, sicuro. Però un colpo di pistola. È nudo. Non ha il pene. Spaccato anche la testa, per sicuro l'ho voluto proprio aspettare. Un momento. Sam here. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. What a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. Not to worry, Mr. Walker. You're in the right place. Although you can't see it, there's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. Cos'è il DID? Poi vicino al muro. Di fronte al DID, ho capito. Il quadro. Sì. Buonanotte. C'è il segnale, il segnale. Sento pip pip pip. Non è qua però. Quello era un... È qua, c'è il quadro. Perché devi schiacciare un tasto. Ho schiacciato niente, si è aperta da sola. Right. As you can see, thanks to that extraordinary device on your arm, you can access hidden rooms filled with the most highly classified materials. Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men. A cleaner who decided to make a unilateral. Così ce la togliamo. What you must do is cut his right wrist and. Tanto quello è un caricatore per la pistola. Ma se è pieno di munizioni? È vero. Però qua c'è un'altra cura. Possiamo usarla, ascolta. Siamo messi male con la vita. Qual è la cura? Indoors. Questa possiamo usare. Puoi combinare questi due. Mr. Walker, I want you to listen very
carefully. Grande. There are many forces at play which, unlike myself, you just aren't privy to. Prendo il caricatore, sì. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. The storage system. Addirittura? Ehi. Ma siamo all'inizio del gioco? Che ostacolo? Beh, qui sto dirigerei qualcosa. Chapter. Oddio, cosa fa? Ma io sì, save tab. Cioè, da qui possiamo salvare. Cioè, questa è una safe zone. Ma quella è la roba che tu. Sì, allora direi di mettere un po' di cura, le mettiamo. Metti una cura. Ok, anche questo. Ah, questa cosa ti devo mettere? La mira, questa è della scudo e questa è vita. Tieni uno e uno e uno. Tieni uno, uno e uno. Ma dà anche vita. Forse. Ascolta, i buff togli. Tanto adesso non li stiamo usando. E le munizioni tienile tutte. Ti organizzi bene questi caricatori e buono. No, okay. Tolgo 9 di pompa. Sicuro? Sì. Uso un po' più di pistola. E poi possiamo salvare. Ah sì, si poteva salvare, ho visto. Si può fare anche il trade. Aspetta, edit. Navigation, switch tab. Trade. Ah, qui puoi comprare. Munizioni per munizioni, oil fluid. Ah, capito. Poi detox. No, questo è il quello che ho preso da lì. Salviamo, direi che salviamo a sto punto. Siamo in un buon punto serio. Beh, direi che per questo episodio c'è Zemo. Sì. Beh ragazzi, che dire, il tutorial è finito, inizia il vero gioco, porca miseria. Ecco, infatti noi ci chiedevamo, ma è possibile che salvi da solo il gioco? Sì, perché la cosa del vantaggio ci stava ordinando. Quindi d'ora in poi non potremo più salvare in alto. Ci siamo persi molto in laboratorio, andava lasciato, il consiglio è conservate la roba che prendete in laboratorio, perché la prende tutto questo personaggio, che forse diventa quello principale, credo. Sembrerebbe di sì. Gli altri due sono morti, sì, esatto. Quindi ci sarà lui contro il superuomo adesso. E sta diventando più Resident Evil il gioco. Sì, sì, mi piace molto come stile. Hanno fatto un bel lavoro, sì. Ti dirò. Bel lavoro, caspita. Inizialmente non avevo molta fiducia, invece sembra balordo. Anzi, magari più avanti ce lo giocheremo anche in italiano nuovamente, chissà. Vedremo un po'. Va bene ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi.